che l'azienda Martinelli è l'esempio di quello che è accaduto qui il 18 gennaio, la scossa violenta che insieme alle condizioni meteo avverse, la presenza di neve, dicono oltre i 5 metri, ha portato giù distruzione per quanto riguarda i capannoni, quindi con la morte degli ovini che stavano sotto, ha indebolito fortemente la produzione di quello che è un'eccellenza mondiale, cioè il pecorino di farindola. Quindi noi siamo venuti qui in questo posto proprio a testimoniare la vicinanza della classe medica, in questo caso dell'Associazione Nazionale Medici Calcio, per essere vicini e donare un piccolo contributo perché si possa riprendere una tale eccellenza. Sicuramente per me è un onore ospitare questa delegazione dei medici in questo momento che, seppur sono già passati 5 mesi abbondanti dall'evento che ci ha colpito in maniera importante, per noi continuare a essere al centro dell'attenzione anche da parte di questa associazione dei medici è fondamentale, perché abbiamo bisogno anche della vicinanza di tutte queste persone per poter ripartire e poter ritornare a produrre principalmente il nostro prodotto di punta, che è il pecorino di farindola, che per il nostro territorio è un prodotto molto importante.